Salve, tutto tranquillo? Oggi vediamo stare più gerundio. È un tempo verbale che usiamo molto, né? Anche se non ci rendiamo conto, ma usiamo molto. Io mi chiamo Nalin, sono la vostra professoressa di italiano, benvenuta, benvenuto. Vediamo come sempre un dialogo tra Angela e Michela. Michela femminile, Michele maschile. Salve, dove stai? Ok, Angela sta chiamando Michela al telefono. Ciao, dove stai? Scusa, salve, dove stai? Ciao, sto arrivando. Ho perso il primo treno, mi sono addormentata e non ho sentito la sveglia. Sì, ma ti sto aspettando da un'ora. Potevi dirmi che non saresti arrivati in tempo, vero? Sì, hai ragione, ma a quest'ora di mattina non sto pensando bene. Come a quest'ora di mattina se sono già le 13? Appunto, mentre non pranzo è ancora mattina. Sei un caso perso. Quanto ci metti per arrivare? Penso che mezz'oretta. Dai, io vado a casa. Ho già mangiato e non ti voglio aspettare. Allora, non bisogna uscire di casa? Posso tornare a letto? Mi stai prendendo in giro che non sei ancora uscita di casa. Vera Angela che deve aspettare l'amica, no? Sto arrivando, sto aspettando, sto pensando, stai prendendo. Questa prendere in giro è un'espressione per dire tipo stai scherzando con me? Mi stai prendendo in giro? Ci può tutta c'è una come a cara? Tutta sacanagem. È questo che significa questa espressione prendere qualcuno in giro, certo? Il presente progressivo, ok? Come si chiama? È il nome grammaticale di questo stare più gerundio. Si chiama presente progressivo, si usa per esprimere un'azione che accade nel momento in cui la persona parla. E è progressivo, ne dà questa idea di progressività. Sto telefonando a mia madre. Loro stanno mangiando, dopo vanno a letto. Sto arrivando, aspetti un attimo. Certo, questo sto facendo, sto mangiando e sto leggendo è un'azione che stiamo facendo in quel momento o in un determinato momento, né, tipo io sto leggendo un libro. Non è che mi siedo e leggo tutto il libro. E dopo finisco, no, è tipo una settimana, 2 settimane, è un tempo, ma sto facendo quello, né, per un periodo di tempo. Il presente progressivo si forma con il presente del verbo stare più il gerundio del verbo. Qual è la coniugazione del verbo stare? Questo è il presente, ok? Il presente progressivo solo si usa al presente. Sto, stai, sta, stiamo, state, sta. Questa è la coniugazione del verbo stare. Come sono le forme al gerundio? Are, ando, ere, endo, ire, endo, anche. Dopo vediamo alcuni esempi. Alcuni verbi formano il gerundio dalla prima persona del presente. Vedete, bere e bevo al presente, allora bevendo e non berendo. Fare, faccio, allora facendo. Dire, dico, dicendo e non dendo o fendo. Non è nemmeno possibile pensare. Certo, vediamo altri esempi. Sto arrivando, aspettami. Stiamo preparando la festa di Natale. Preparare, stiamo preparando. Gli ospiti stanno arrivando, hanno preso traffico. Le persone stanno studiando l'italiano per andare in Italia. Voi, no? State studiando? Voi state studiando italiano per andare in Italia. Io sto studiando italiano perché voglio fare il master in Italia. La mamma oggi sta cucinando quella pasta meravigliosa che ti piace. Ti sto aspettando da 2 ore, vado a casa. Ricordate l'uso della preposizione da, né, da 2 ore, tipo ti aspetto ancora, ma tipo basta. Sto leggendo un libro su Dante Alighieri. Ti piace?
Mi piace Dante Alighieri, no? In questa domanda. Certo, qua voglio tornare un attimo prima di finire. Ari, pensiamo ai verbi con Ari: parlare, parlando, arrivare, arrivando, mangiare, mangiando, ascoltare, ascoltando, aspettare, aspettando, cantare, cantando. È molto simile al portoghese, no? Cucinare, cucinando. Con eri, dai, che non mi ricordo più con eri, con ari. Eri, scrivere, scrivendo, leggere, leggendo, bere, bevendo. Con eri. Scrivendo, leggendo. Io riesco a pensare solo con iri, ok, con iri, partire, partendo, finire, finendo, venire, venendo, aprire, aprendo, uscire, uscendo, riuscire, riuscendo. Certo, ricordate che è molto simile al portoghese, la desinenza più diversa è quella con ire, che è endo e non indo, come in portoghese. Nel portoghese ar, an, ando, er, endo, ir, indo. In italiano è ari, ando, ere, endo, ire, endo, an. Che fate attenzione a questo. Secondo me, il presente progressivo è molto facile. Voi avete sicuramente già parlato senza tipo pensare molto. Perché in verità prendiamo un po' la regola del portoghese, né? È molto più facile questo presente progressivo, ma penso che sia interessante per chi ho già sentito tipo sono arrivando, sono mangiando. Non è con essere, è con stare, ok? Il gerundio si usa con stare e non con essere. Fate attenzione alla differenza. Bene? Allora, buoni studi e ci vediamo nella prossima lezione. Ricordate, se avete dubbio, inviatemi un messaggio sul mio Instagram Italiano a tutti, che là vi rispondo con molto piacere. Certo, un abbraccio e buoni studi!